Lui nella comunità degli elfi che abitano qui nella montagna pistoiese ci è nato, poi però da giovanissimo ha iniziato a viaggiare il mondo, ha studiato nelle università di mezzo globo, alla fine però ha scelto di tornare qui in mezzo alla natura a raccontarci questa incredibile storia e proprio il protagonista, il suo nome è Peiko. Incontriamo questo ragazzo alla fine di una sua giornata di lavoro, dopo aver imbiancato casa da alcuni abitanti del paese. Ci spostiamo per l'intervista in un luogo molto caro a Peiko, a pochi passi da una splendida cascata immersa nella natura. Sei un membro degli Elfi, e cosa significa per te far parte di questa grande comunità che abita qui sull'Appennino pistoiese? E ho vissuto fino ai 17 anni dentro della comunità, in una casa, poi abbiamo vissuto in un altro posto e ho iniziato a viaggiare e poi diciamo dai 17 a 30 anni ho viaggiato in giro per il mondo, ho studiato nell'università, ho fatto tante esperienze e poi ho deciso di tornare perché uno diceva vabbè, ho visto quello che mi offre l'America, quello che mi offre l'Australia, quello che mi offre la Spagna, quello che mi offre la Sud America, tanti posti, tante realtà diverse. E dici comunque la cosa che veramente voglio è stare vicino a quello che mi appartiene, col mio bosco, con i miei amici e quelle cose lì spesso sono dove nasci. Non è facile risimulare la tua realtà in un altro continente. Com'è l'esperienza quotidiana, la routine della montagna? E la montagna è dura, diciamo, è lavoro, ci vuole energia e non credo che sia più facile della vita in città. Però c'hai i boschi, c'hai i fiumi, c'hai diciamo tanta energia pura che ti fa stare bene. Diciamo la giornata tipica di un elfo può essere divisa in varie categorie. Ci può essere quello che c'ha l'orto e va e semina, trapianta in questa stagione, soprattutto sì, preparare l'orto, raccogliere cose selvatiche, seccare l'ortica, il timo, il sambuco, le piante che ci sono adesso. E poi c'è questo tipo io che scendiamo giù, facciamo un po' di lavori su, anche io ho l'orto su e mi piace anche raccogliere le cose selvatiche, mi piace anche andare in paese, fare le cose con la gente del paese, con la Proloco. Adesso è chiusa però, se no facciamo le pizze con la Proloco, sai, un po' di integrazione. La comunità degli Elfi è una realtà molto diversificata, insediatasi sulle montagne dell'Appennino pistoiese ad inizio anni 80. Oggi nella comunità ci sono qualche centinaio di persone, ognuno di loro ha fatto una scelta consapevole, quella di allontanarsi dai centri abitati per recuperare il rapporto tra la propria persona ed un territorio una volta largamente abbandonato. Per anni praticamente isolati dal resto del mondo, negli ultimi tempi alcuni abitanti della comunità si sono parzialmente aperti alla tecnologia. Personalmente non ho la televisione a casa e c'è tante case dentro della comunità che non hanno la televisione, un po' una scelta per connettersi di più con la natura, un po' per non essere così dentro la frenesia del mondo consumista, e sai, come che ti liberi la mente non stando così tanto alla televisione. Però devo dire la verità che con i telefoni cellulari le generazioni di elfi giovani, comunque da 12 anni Instagram ce l'hanno, quindi è diciamo una lotta che non è così facile vincere. Un genitore non gli mette la televisione in casa, forse non guarda la televisione, però poi c'hai gli altri social che è più complesso. 20 anni fa non c'era i cellulari, era più ti dicevo sì è vero, non è vero. Invece adesso anche andando in città i bambini vanno a scuola e lì c'hanno gli altri compagni di classe, c'hanno i telefonini, si fanno le videochiamate, sai? Anche con la pandemia, con le video lezioni, stanno facendo le video lezioni, quindi non è solo isolato. Quella era l'idea dei nostri genitori che sono andati in montagna, isolati completamente. Quelli che sono rimasti, prima o poi devi integrarti. Una comunità da sempre aperta verso ospiti da tutto il mondo che abitano stabilmente o solo per qualche tempo questi territori. Un territorio come questo che c'è stato l'abbandono, perché veramente la gente è andata, c'è la casa abbandonata, c'è stato proprio il rifiuto verso la vita rurale, verso la montagna. Il fatto di portare, diciamo, la mia genetica spagnola, finlandese, tanta gente straniera in questo territorio con ideologie diverse, contatti diversi, arricchisce la genetica di questo territorio, perché ci sono nuove idee, non è solo la ruralità
tradizionale, ma quella tradizionale integrata con quella finlandese, spagnola, tedesca, sai, c'è tante altre cose, tante altre possibilità, il fatto di viaggiare, che potrebbero rivalorizzare anche questa montagna. Credo che, proprio come penso io, che chi deve arrivare arriva, nel senso, se uno viene richiamato da questa curiosità di conoscere un modo di vivere diverso, esiste questa comunità come ne esistono tante altre in Italia, in tutto il mondo ci sono reti di persone che stanno ritornando verso la connessione con la natura, con la montagna. Ti faccio una domanda secca da giornalista. Allora, un altro modo di vivere, un'altra società è possibile? Voi ne siete la dimostrazione? Sì, è possibile e credo che ci sia sempre stata, solo che la gente si è un po' scordata di come vivevamo una volta e adesso è come ricordare alla gente, guarda che si può vivere usando meno energia, si può vivere più vicini alla natura, si può vivere senza così tante dipendenze tecnologiche, si può vivere senza star stressati, si può vivere come abbandonandosi di più in questo mondo, sì.